I punti di forza del libro di Alice Diacono, veniamo dal basso come un pugno sotto il mento, sono senz'altro la forza e l'energia, oltre che la freschezza con cui dice le cose. Ogni persona giovane che abbia un certo talento si comporta giustamente come se non avesse niente alle spalle, non una tradizione, non dei padri letterari, a volte nemmeno una sintassi a cui fare riferimento. Si muove generalmente nel terreno dell'esperienza come se il mondo fosse tutto nuovo. E non c'è dubbio che lo sia, per fortuna lo è sempre. Ecco perché mentre leggevo il libro di Alice mi è venuta in mente la lunga e gloriosa tradizione del Bildungsroman, nato per raccontare l'ingresso nella vita di giovani di belle speranze che si trasferivano dalla provincia nelle grandi città europee per conquistarsi un futuro all'altezza delle proprie aspettative. È quello che fa anche la nostra Alice, essendo dotata peraltro di un nome all'altezza delle sue speranze. Chiede una borsa di studio e si trasferisce da Asti a Bologna per guadagnarsi un futuro migliore di quello che la sua storia familiare probabilmente le destinerebbe. Come ogni eroina contemporanea che si rispetti, la scoperta della città è insieme elettrizzante e terrificante. La precarietà porta con sé la possibilità di una solidarietà tra gli individui. E nei momenti migliori Alice scopre che il fare comunità e costruire una tenerezza tra le persone sono quanto di meglio la città possa offrirle. Alice, come ogni avventuriera del sé, ogni volta che incontra un possibile pericolo testa i suoi limiti. Eppure sembra che non abbia molta paura, o almeno non ha paura delle cose di cui si presume che debba avere paura. Non teme i tossici né gli spacciatori, ma registra con terrore l'esistenza di uomini capaci di fare del male senza una vera ragione. Bologna ha una tradizione underground di tutto rispetto, la nostra la attraversa e l'assorbe con entusiasmo, stilando con passione elenchi lunghi, dettagliati e forse menzogneri delle esperienze fatte. Perché gli elenchi le piacciono così tanto? Forse perché pensa che tengano lontano lo spettro di una vita inutile in cui non abbiamo fatto e visto abbastanza. A prescindere dall'età, lo spettro della morte è sempre presente, anche se la narrazione non depone mai l'arma dell'ironia. Per quanto carica di tenerezza e partecipazione, il registro è comico, come insegnava Celati e come indica il titolo, preso direttamente dal bagno della facoltà di lettere. La morte è sempre dietro l'angolo, come insegna la fine di un amico maestro come Massimiliano Chiamenti, insieme al rischio di perdersi, di buttarsi via, di sprecarsi. Tuttavia, essendo ventenni, lo spreco è solo una componente del gioco, insieme al piacere di scoprire cose nuove e inediti compagni di viaggio. Nel racconto intitolato Giù dal ponte di Stalingrado, per esempio, Alice e la sua amica Francesca trascorrono una serata abbastanza normale, tra alcol e concerti e gente appena conosciuta che vuole portarle chissà dove. La sensazione di chi legge è che abbiano scampato un pericolo alla fine della serata, ma un pericolo non grave, comunque solo sfiorato. Prima di andare a dormire si raccontano delle cose. Si raccontano la prima volta che hanno provato quella sensazione. Ma di quale sensazione si tratta? Alice non lo spiega, scrive solo: la prima volta che io l'ho provata avevo 9 anni. Tutti i pomeriggi li passavo scendendo con i pattini a rotelle giù da una discesa di asfalto. Al fondo di questa discesa c'erano le porte del garage con delle finestrelle di vetro. Di solito frenavo sempre nel pezzetto di muro tra un garage e un altro, ma quel giorno mi disse: se frenassi contro il vetro? Ne portò ancora le cicatrici sulle braccia. Il racconto finisce così, con la certezza che entrare nella vita sia una decisione estremamente rischiosa, tanto rischiosa che bisogna addomesticare il pericolo più che si può, o forse non addomesticarlo affatto. Tanto rischiosa che alcuni muoiono nel tentativo di farlo, mentre altri si fanno paralizzare dal terrore della precarietà, della solitudine e del fallimento. Alice nel parlarne cita Bifo e Mark Fisher, additando nella mente corporea di Bifo non una soluzione ma una possibilità di salute che dal singolo può passare al collettivo, tenendo viva la speranza di farcela insieme. Antropocena,
Messaggio nella bottiglia. Mi chiamo Alice Diacono, ho 31 anni e 10 mesi. Sono nata nel 1987. Quando sono nata io, la resistenza era finita da 40 anni, i 68 da 20 e il 77 da 10. Quando sono nata io era tutto finito. Sono arrivata giusto in tempo per la caduta del muro di Berlino, l'ascesa dell'impero Finivest, la fine della Prima Repubblica, Mani Pulite e Chernobyl. Che culo! Sono stata concepita 8 mesi dopo la catastrofe nucleare della centrale ucraina. Mia madre non mangiava verdure durante la gravidanza per paura della contaminazione. Sono nata il 9 di agosto, a 42 anni esatti dall'inizio della nuova era geologica. Il giorno in cui venne sganciata la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Il 1 agosto del 1980, il giorno prima della bomba messa dai fascisti, mia madre era alla stazione di Bologna. Aveva 16 anni. Stava andando al campeggio evangelico sui Colli. I primi ricordi che ho del mondo sono gli adulti che festeggiano la caduta del muro, i ragazzi che scavalcano reti vicino casa per andare a bucarsi, i bambini della guerra in Jugoslavia. Nel 2001 ho finito le scuole medie, ho scritto la mia prima poesia, non sono andata al G8 di Genova. Mia madre me lo impedì, mandandomi al campeggio evangelico. Lì non arrivavano notizie, solo il vecchio custode comprava il giornale e da lì lessi la mattina del 21 luglio della morte di Carlo Giuliani. Giurai che mai e poi mai qualcuno mi avrebbe di nuovo tenuta fuori dalla storia. Tornata a casa, chiesi come regalo per il compleanno una connessione internet. Scaricavo la musica con Napster e registravo videocassette VHS in cui alternavo letture di poesie a brani musicali e dialoghi immaginari. Il mio sogno era quello di fare una radio, per parlare a quelli che come me erano svegli di notte. Pensai che dovesse avere il mio nome, quindi digitai sul motore di ricerca Radio Alice. Suonava bene. Il risultato di quella ricerca cambiò la mia vita per sempre. Ho cominciato le scuole superiori l'11 settembre 2001. Quel giorno cominciava ufficialmente la mia adolescenza e una nuova epoca del mondo. Ho fatto in tempo a vederlo come era prima e come non lo sarà mai più. Non ho visto il grunge, né il prog, né il neorealismo, né la new wave. Non ho fatto nemmeno in tempo ad arrivare per il movimento rave, che quando ero adolescente io era già degenerato. Sono arrivata in tempo però per la nascita dell'indie e del combat folk. Che culo! Ho cominciato l'università nel 2007 e mi sono laureata nel bel mezzo della più grande crisi del sistema capitalistico globale. Vivo nell'epoca più affollata della storia. Non c'erano mai state così tante persone su questo pianeta. Negli ultimi 10 anni la popolazione mondiale ha raggiunto i 7,6 miliardi. Dovunque si vada nel mondo è pieno di esseri umani e di segni della loro azione. Qualsiasi cosa facciamo o scelta prendiamo, facciamo dei danni perché siamo troppi. La demografia dice che tra 50 anni la transizione nei paesi industrializzati sarà terminata e la popolazione diminuirà drasticamente, ma io non farò in tempo a vederlo perché sarò già troppo vecchia o morta. Questo significa che sto vivendo nell'epoca più sovraffollata di sempre. Che culo. Gli studiosi dicono anche che nel futuro non si lavorerà più, non ci sarà bisogno del lavoro, ci sarà la piena automazione ed esisterà un reddito universale che permetterà all'uomo di dedicarsi a ciò che più desidera, ma per ora ancora no. Siamo nel periodo di passaggio in cui è meglio essere sfruttati che non essere sfruttati per niente. Il lavoro non c'è già più, ma abbiamo ancora bisogno di lavorare. Che culo! Sono arrivata troppo tardi, quando era già tutto finito. Il buffet al banchetto della storia terminato.
Un'epoca in cui non accade nulla, in cui si dice non c'è più un futuro. Probabilmente il collasso arriverà presto, ma più probabilmente moriremo tutti prima di noia. Alcuni giorni agisco come se non avessi paura del futuro. Decido deliberatamente di far finta di essere tranquilla, di non avere ansie e incertezze. Mi aggiro per casa con movimenti dolci e lenti, contemplando gli alberi fuori dalla finestra, mentre sorseggio una tazza di tè verde che faccio finta di farmi piacere perché, dicono, faccia bene e aiuti a combattere i radicali liberi. Un'altra cosa che aiuta a combattere i radicali liberi, secondo me, è avere una prospettiva per il futuro, non vivere nel terrore, non sfruttare e non essere sfruttati. Ma cose come l'autodeterminazione, la capacità di organizzarsi e la solidarietà tra gli individui, nella mia epoca, non vanno di moda quanto il tè bancio. Secondo le previsioni, entro il 2050 il 50% della popolazione mondiale soffrirà di depressione. Per quanto mi riguarda, certi giorni mi sento in pace e in armonia col mondo e il giorno dopo sto premeditando il mio suicidio. Poi mi consolo pensando agli uomini del Medioevo che si amputavano arti e si toglievano denti senza anestesia e penso che non va poi così male. Tu, uomo del futuro, che stai leggendo queste parole, sappi, lotto tutti i giorni con i sensi di colpa per quello che mangio, per come mi scaldo, per come viaggio, per l'aria che respiro. Ogni azione che compio diventa una scelta etica, una questione di vita o di morte, un problema di ordine morale. Sono pronta a ribellarmi all'estinzione o del tutto impotente di fronte alla catastrofe, incapace di liberarmi dallo stress quotidiano per tenere insieme i cocci, per sopravvivere tra la folla, in una società che si sta rarefacendo, in un pianeta che sta andando a pezzi. Sono qua a guardare giorno per giorno il termometro che si alza, il deserto che avanza, il conto alla rovescia, il limite estremo fino a dove ci ha portati la storia. O forse solo una che cerca di cavarsela in questo piccolo angolo di antropocene.